Un posto sicuro. E questo è il tema e il messaggio della campagna di comunicazione sociale realizzata dalla provincia di Teramo in collaborazione con il regista teramano Marco Cassini. Il posto sicuro è certamente il centro antiviolenza alla Fenice, così come lo è Casa Maia, ma il messaggio forte è quello delle istituzioni a fianco delle donne maltrattate. Quindi una rete sicura a cui affidarsi per rinascere. Qual è il messaggio? Che il buio c'è. Il buio è una roba brutta, però se ne può uscire fuori con discernimento, con grande forza d'animo e soprattutto con grande coraggio. C'è una parte in particolare in cui vediamo la nostra protagonista davvero a terra, nel suo momento peggiore, e tu in quel momento da spettatore pensi non potrà mai rialzarsi, e invece no. Poi c'è quel pezzettino di luce cui lei si aggrappa e alla fine riesce a risalire. Perché è così importante questo progetto? È importante perché penso che la diffusione capillare della conoscenza del centro sia fondamentale per quanto riguarda il nostro territorio e non solo. Ci eravamo accorti che da questo punto di vista c'era una piccola criticità, e quindi dopo aver iniziato una ristrutturazione totale del centro e un rilancio del centro da gennaio 2017, abbiamo pensato che questo era veramente il momento giusto di fare una campagna di comunicazione massiva. Il video sarà messo a disposizione di tutti i comuni che ne faranno richiesta per diffonderlo attraverso i loro strumenti di informazione e a tutti i soggetti della rete antiviolenza, affinché venga diffuso attraverso i rispettivi strumenti di comunicazione. La campagna è stata realizzata grazie al contributo finanziario della Fondazione Tercas. In questo ultimo anno cosa è cambiato? Allora, innanzitutto, ecco, quello che vediamo oggi è la presentazione di una campagna di comunicazione sociale a cui abbiamo tenuto molto, perché portando l'esperienza nelle scuole soprattutto e altrove ci siamo resi conto che l'informazione anche della presenza stessa del centro antiviolenza nel nostro territorio era un po' carente. Siamo consapevoli però che la comunicazione è fondamentale, è una leva, ma non è nulla se dietro non c'è competenza, preparazione e una rete che funzioni.